Ciao, benvenuto sul mio canale. Ecco un video dove spiego come suonare la descrizione di un attimo dei tiro mancino. A 1 minuto e 57 entra il basso nel ritornello. Allora, gli accordi di base sono il Do, poi Mi bemolle. Adesso ti spiego, li faccio tutti con il dito 1, poi vedremo perché. Perché il riff si svilupperà poi con le altre dita. Quindi è necessario che arrivo con l'indice su ogni accordo. Quindi Do, corda di La, tasto 3, Mi bemolle, tasto 6, corda di La sempre, il Si bemolle, tasto 1, corda di La, e il Fa basso che lo vado a prendere al tasto 1 della corda di Mi. Per ogni accordo, quindi la prima cosa che devi fare è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Quindi familiarizzare con questo spostamento, che comunque se sei un bassista principiante all'inizio non è comunque facile. Poi su ogni accordo andiamo a svilupparci il riff. Come molto spesso si suona, quando ho un accordo, in questo caso ho il Do, le prime note che vado a scegliere sono il suo quinto grado e la sua ottava alta. Quindi Do, vado a prendere il Sol e il Do acuto, che si trovano appunto due tasti dopo e una corda e due corde spostati. Quindi il Sol sarà tasto 5, corda di Re, il Do sarà tasto 5, corda di Sol. Quindi io li prendo con l'1 e poi vado con il dito 3 a prendere questi, il Sol e il Do. Potrei anche prenderli con il 4 se ho la mano piccola o se mi è più comodo. Il ritmo dovrebbe essere più o meno questo. Sol, Do, poi per ritornare rifaccio il Sol e il Do prima di spostarmi a Mi bemolle. Qua farò la stessa cosa, soltanto che il quinto grado di Mi bemolle è Si bemolle e poi avrò il Mi bemolle dell'ottava sopra, però la posizione è la stessa. Su Si bemolle stessa cosa, Si bemolle, Fa, Si bemolle acuto. E sul Fa anche la stessa cosa, Fa, Do, Fa. Poi per ritornare a Do, nel disco sentivo che lui prendeva Si bemolle, Si naturale e ritornava a Do. Quindi la battuta di Fa, ta, Si bemolle, Si naturale e Do. Attenzione, andare col Do, cioè se partiamo con l'indice, poi medio il Si naturale, non andare con il dito 3 perché poi altrimenti rischi di non riuscire a fare il giretto con il Sol e il Do. Quindi Si bemolle, Si naturale, poi sposti la mano col dito 1 e vai a prendermi il Do per ripartire con il giro. Poi da qui posso fare molte variazioni, soprattutto nelle ultime due note prima di cambiare accordo. Io ho detto che tornavo indietro Sol Do, però posso prendere ad esempio questo. Anziché fare Sol Do faccio Do, Re e poi vado in Mi bemolle, quindi metto una sorta di scaletta per arrivare alla nota che mi interessa. Tutto questo diatonicamente, in questo modo, se no avrei potuto anche avvicinarmi cromaticamente eventualmente. Dal Mi bemolle, Re, Do e vado sul Si bemolle. E così come ho fatto questo, si possono fare anche altre variazioni nel disco, mi sembra che ne faccia anche alcune. Rimane soltanto su due accordi, Si bemolle e Mi bemolle.
adesso sul si bemolle, ad esempio, come sentivo che faceva lui nel disco, non andava sempre sul si bemolle acuto, ma teneva si bemolle e fa soltanto. Una volta che avete padroneggiato con questi accordi, poi potete scegliere voi se riempire di più, riempire di meno, se mettere delle note di passaggio, oppure se stare più sulle toniche. Spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo. Mettimi un mi piace, iscriviti al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo!